Il rapporto povertà della Caritas restituisce uno spaccato preoccupante della realtà anche in vista dei mesi futuri. Nell'anno dove la pandemia si è fatta sentire maggiormente sulle attività economiche, sono state 4.682 le persone che hanno chiesto aiuto, a chiedere aiuto soprattutto a famiglie e persone sole, ma anche piccoli e giovani imprenditori. Esploso il numero di viveri distribuiti nel 2020, 13.000 pacchi tra tutti i centri d'ascolto e quasi 7.000 in Piazza Duomo, dato più che raddoppiato. Sono 225 le famiglie che per la prima volta hanno chiesto il sostegno dell'associazione, oltre 400 persone, molte delle quali lavoravano nel settore della ristorazione e del turismo. Oltre il 62% si è trovato a vivere con un reddito familiare che non superava i 300 euro, raddoppiati anche senza tetto. Quando è iniziata la pandemia, oramai nel lontano, possiamo dire, 2020, marzo 2020, noi non ci aspettavamo un aumento così alto, ma subito abbiamo visto che c'è stato proprio, possiamo dire, un assalto alla Caritas, che subito nei primi momenti del lockdown le richieste sono aumentate in modo esponenziale. Verso aprile-maggio queste richieste sono arrivate, possiamo dire, a quello che, usando un termine pandemico, è stata un po' la nostra prima ondata. Poi dopo quest'onda è rimasta più o meno stabile, nel senso che ancora noi siamo sulla cresta dell'onda, perché le richieste che sono aumentate continuano ad essere presenti, continuano ad esserci tante persone che quotidianamente bussano alla porta della Caritas con tante richieste, tante volte richieste molto complesse. Oggi noi più o meno, spero, vediamo, come si dice, la luce in fondo al tunnel, nel senso che forse dal punto di vista epidemico, forse la pandemia in qualche modo riusciremo a superarla, però già inizia a parlarsi di una crisi che è in atto, che continuerà e che ci accompagnerà per un po' di tempo. E noi come Caritas, che già stiamo lavorando per dare risposta a questa crisi, dovremo un po' attrezzarci per continuare a dare risposta a quello che accadrà nei prossimi mesi. Il report della Caritas dell'ultimo anno riporta dei picchi di richieste, soprattutto anche nelle Caritas parrocchiali. Chi sono le persone che vengono a chiedere aiuto? Ma essenzialmente i nuovi poveri che abbiamo incontrato in questo 2020 sono persone legate al mondo del lavoro, che avevano un lavoro, che hanno subito la crisi più acuta, hanno perso o hanno ridotto notevolmente la loro attività, quindi persone legate a imprese individuali, con contratti atipici, se pensiamo ai mercanti, e poi si sono rivelati anche tutto il mondo sommerso del lavoro, quelli che si sono rivolti a noi. Abbiamo cercato di dare una risposta anche al numero giornaliero che arrivavano richieste di ogni genere, sia sul piano dell'approvvigionamento alimentare sia sul piano sociale. Vi preoccupano appunto i prossimi mesi con la crisi economica che deve arrivare, lo sblocco dei licenziamenti? Noi stiamo già lavorando per questo, mettendo in atto alcune cose, alcuni progetti che abbiamo studiato, riguardando poi i nostri dati del report 2020, perché solo con profonda spiritualità la Caritas può continuare a cogliere i segni del tempo e ad essere profezia per il futuro, come diceva Monsignor Nervo, primo direttore di Caritas Italiana. Richieste sono arrivate anche per problemi sanitari. A causa della difficoltà del sistema sanitario nazionale, ed è stata utile la collaborazione con Santa Teresa. La Caritas in questi mesi è poi stata completamente rivoluzionata, riorganizzati gli uffici, nuovi spazi a Santa Teresa e in diocesi per accogliere le persone. I volontari più anziani sono stati lasciati a casa per i rischi della pandemia e sono stati formati moltissimi giovani grazie alla collaborazione con altre associazioni, con gli scout. Aumentati fortemente gli orari di ricevimento per accogliere le persone disorientate. Moltissime infine le donazioni da parte della città, sia denaro sia viveri.